Il Teramo dovrà fare a meno di Salvatore San Domenico nella volata salvezza. L'attaccante esterno napoletano è stato squalificato per 6 giornate dal Tribunale Federale Nazionale per irregolarità amministrative commesse quando il calciatore era tesserato con il Siracusa, militante nel girone C, nella prima parte di questa stagione. Società Aretusea penalizzata di 1 punto e 6 giornate al giocatore biancorosso e ai suoi ex compagni Mancino e Daffara. San Domenico salterà le gare di campionato con Fano e Reggiana e, nel malaugurato caso il Teramo li debba disputare, anche le 2 eventuali gare di play-out. Il calciatore tramite il suo legale presenterà ricorso alla Corte Federale d'Appello, ma anche se i tempi del verdetto dovessero essere brevi, è molto difficile che si arrivi ad un mega sconto di giornate o ancora di più ad un ribaltamento del verdetto di primo grado. E torna alla mente un precedente sinistro di San Domenico ai tempi dell'Aquila. Il giocatore fu espulso alla penultima di campionato nella gara interna con la Lucchese e il giudice dispose 3 giornate di squalifica. L'Aquila già sapeva di dover disputare i play-out, ma non fece ricorso. Fu il calciatore a farlo per poter almeno disputare la gara di ritorno, ma la Corte Sportiva d'Appello respinse l'istanza del calciatore. L'Aquila poi perse gli spareggi col Rimini e retrocesse. La defezione di San Domenico cambia gli scenari e le gerarchie dell'attacco per Palladini, che avrà ancora più bisogno di giocatori ancora secco di gol, sperando che il loro primo arrivi nel momento del massimo bisogno. Giacomo Tulli dovrà fare di più, come del resto Giuseppe Panico, la cui esperienza biancorossa finora è stata deludente anche a causa di un infortunio. Ne è consapevole l'attaccante di proprietà del Genoa. Sì, lo so, infatti cercherò di impegnarmi al massimo e dare tutto. Sì, siamo detti che niente, dobbiamo lavorare ognuno di noi dare sempre qualcosa in più in ogni allenamento, perché adesso serve questo e serve ad arrivare alla partita tutti uniti e concentrati. Non c'è niente da dire, adesso bisogna abbassare la testa e lavorare duramente queste 2 settimane per arrivare alla partita di Fano concentrati e cattivi e cercare di portare a casa i 3 punti che sono fondamentali di più.